C'è grande soddisfazione, è stato un importante lavoro di squadra, ci abbiamo creduto fin dall'inizio, ci siamo avvalsi della professionalità, del contatto del COPE ed è stato molto importante. C'è stato un lavoro importante anche da parte degli uffici comunali che sono riusciti a trovare il cofinanziamento, perché senza il cofinanziamento di 150.000 euro, voglio ricordarlo perché è una cifra importante per un comune piccolo, di piccole dimensioni come Torano Nuovo, non avremmo potuto accedere al massimo finanziamento. Quindi il plauso a chi ci ha lavorato, a chi ci ha creduto tanto. Devo ringraziare ovviamente tutti i consiglieri e i componenti della giunta, il consigliere regionale Dino Pepe che sicuramente insieme a noi ci ha creduto, l'assessore ai lavori pubblici per Giacomo Cosenza. È stato, ripeto, un lavoro di squadra e adesso siamo al lavoro per poter andare avanti. Ci fa molto piacere essere tra l'altro l'unico comune della provincia di Teramo e sarà sicuramente una grande e bella soddisfazione per tutta la comunità trovare in futuro degli impianti sportivi riqualificati e sicuramente valorizzati. Ci sono altri progetti in cantiere per Torano. Ce ne sono tanti, tra l'altro sempre sotto il profilo dell'impiantistica sportiva c'è la palestra comunale che sta seguendo tutto il percorso dell'USR perché insomma è chiusa da un po' di tempo per le problematiche legate al sisma e poi abbiamo anche altri lavori ormai in avvio, l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione ed altre, anche altre opere che hanno diciamo, una valenza ovviamente sociale, con fondi per infrastrutture sociali stiamo lavorando per riqualificare anche l'area verde della scuola dell'infanzia e soprattutto a breve fondi PNRR partirà l'opera di riqualificazione e di adeguamento sismico della scuola primaria e secondaria. Questi sono sicuramente i lavori in cantiere e in procinto di essere avviati.